Un saluto a tutti e ben ritrovati a Devoldo 125 nuovamente su Panzer Corps. Riprendiamo dove ci eravamo fermati lo scorso episodio. Extraordinary, yet again you've demonstrated the ability to quickly earn and to bla bla bla. Bravo, hai fatto un buon lavoro. Come in and have a seat, Herr Oberst. Oberst. We have much to discuss. The speed and decisiveness of your victories reflect well on us both. And your opposing trainees look foolish in comparison. Ah, looks foolish. This has made you enemies, some with powerful friends. Defeat them. Prove only you are worthy to lead Germany's troops against the enemy. And cement my, our position. Our position. The man you must defeat is Oberst Franz Wagner. Unlike previous training scenarios, you should now expect your opponent to rival you in troops and equipment. This battle will be fought on near equal footing. Both sides have been granted access to fighter aircraft for this exercise. The Messerschmitt Bf 109 is a fighter interceptor that excels at air-to-air combat and will quickly decimate unescorted bombers. Your mission is to wrest control of your primary objectives from Oberst Wagner in the time allotted. Be wary of the mountainous terrain in the northwestern and make use the special mountain infantry we have placed at your disposal. Don't forget though, if you equip these mountain troops with motorized transport, they will not be able to take these with them into such mountainous terrain. Good luck, Herr Oberst. Do not fail me. Do not fail me. Allora, breve riassunto di quello che ha detto per chi non capisce l'inglese. Allora, dovremmo affrontare questo tal Oberst Franz Wagner, che è un rivale che ci vede male perché abbiamo fatto dei grandi successi nei nostri precedenti scenari. Avremo, ci ha detto che avremo più o meno lo stesso equipaggiamento, quindi deduco questa sarà una battaglia più difficile delle altre. Ci viene concesso l'utilizzo anche dei Messerschmitt Bf 109, praticamente caccia abbastanza buone dell'esercito della Luftwaffe. Prende gli obiettivi, ci saranno anche da combattere in un territorio montuoso, penso, ha detto di stare attento alle montagne che ci sono a nord della mappa e che se gli alpini che ci vengono forniti sono equipaggiati con i camioncini non possono essere utilizzati in montagna, quindi procediamo. Ok, quanti turni? 5 in tutorial, il tempo è buono, vince con 7 turni di vantaggio, wow. Abbiamo 24 turni. Ok, questi sono i nuovi equipi, abbiamo i Gebirgsjäger, che sono l'equivalente dei nostri alpini. Panzer 3, Panzer 4D, wow. Abbiamo un po' di antieri, la cannoniera da flak da 2 cm, 28 mm, l'88 mm Tesken, flak 36. E poi il Messerschmitt è anche un antiaereo su camion. Ok, allora, prima cosa che facciamo andiamo a ripolpare, poi devo farvi un paio di rettifiche, che non mi ricordo se ho detto nel scorso episodio, se ho capito male, ma leggendo i commenti in effetti sono stati miei svariati. Comunque rifulliamo e rendiamo anche più forti queste unità d'elite. Anche questa, questa la lasciamo livello base, questi invece li vorrei esperti. Carri armati li mettiamo al massimo, carri armati li mettiamo al massimo, carri armati li mettiamo al massimo, artiglieria al massimo, anche questa qua al massimo, lo Stukas al massimo. Abbiamo 2000 passapunti, anche la scout che era al massimo, grazie. Non ci siamo dimenticati nulla. Ok, iniziamo a mettere... Anzi, andiamo a vedere cosa possiamo comprare. Innanzitutto vorrei upgradare qualche nostro carro al Panzer 4D. Quindi vediamo un po' cosa abbiamo anche sulla mappa. Abbiamo già qua un Panzer 3E. E qui abbiamo un Panzer 4D. Ok, abbiamo un po' di 3 Messerschmitt. I 109. Poi abbiamo BF 109. Qui abbiamo degli alpini. Gebirgsjäger. Ok, allora andiamo a comprarci tank, vorrei comprare un Panzer 4D, purchase, yes. Poi vorrei upgradare, abbiamo 238, due Panzer 38T. Vorrei upgradare il nostro Panzer 3 senza esperienza, Panzer 2 senza esperienza. Questo qua. A Panzer 3. Prendiamo il Panzer 3 che costa meno che upgradarla, ma più o meno. 8. È molto più scarso contro la fanteria. Comunque upgradiamo la Panzer 3. Comprerei un'altra unità di montagna, Gebirgsjäger. Iniziamo a mettere a disporre le nostre divisioni. Allora, magari questi qua con 2 d'esperienza li upgradiamo a granatieri, così che siano Uber, e li mettiamo qua.
Poi mettiamo i nostri granatieri qua, ok. Poi mettiamo i nostri T-38 qua dietro. Il nostro nuovo Panzer 4 qua. Qua c'è un Panzer 3, attenzione, quindi 38T qua sotto. Scout car, ready to deploy. Scout car la mettiamo qui. Jabez Jagger naturalmente, abbiamo 19 unità da deployare. L'artiglieria, un'artiglieria la vorrei mettere qua per bombardare, visto che questo qua è un obiettivo. Noi la prendiamo abbastanza in fretta. I nostri Jabez Jagger appena comprati li mettiamo qua, li facciamo passare, se avrei potuto metterli lì. Fanti qua. Abbiamo ancora unità, il nostro Stukas, assolutamente sì. I nostri, anzi no, questo togliamo, lo mettiamo i nostri Falschmierger. Lì, Stukas qua, comprerei Tactical Bomber, abbiamo JU-87, prenderei un Messerschmitt, metterei qua. Altra artiglieria che andrei a piazzare qua. Qua non abbiamo Fante praticamente, mettiamo un Fante. Abbiamo ancora 4 divisioni da poter piazzare, mettiamo un altro. Questi hanno tutti i camion, no, questo qua mi sono reso conto non ha il camion, quindi upgradiamoli coi camion. Questi hanno il camion, ok. Mettiamo altri fanti qua. Qua abbiamo tre fanti. Abbiamo ancora 3 divisioni, 3 unità. Qua potrebbe essere utile comprare questi per guardare, a parte che qua vabbè, sì, c'è una città da guardare qua. Upgradiamo comunque questi con i camion. Allora, metterei il nostro Panzer 3, assoluta mount, lì. Metterei i nostri, il nostro Panzer 2 qui. Ok. Comprerei, ragazzi, comprerei l'88, 88 mm, let's go. E lo piazziamo qui dove ci sono tutti gli aerei. Però aspettate, vorrei che avesse i camion. Yes. Upgrades. Danke. Abbiamo ancora 500 che utilizzeremo per rinforzare. Ed è appunto sui rinforzi che volevo dirvi il mio errore. È possibile rinforzare in gioco, quindi quando scende la vita delle nostre unità, è possibile rinforzare ovunque le divisioni, anche supplyarle. Era un mio errore nella partita in cui abbiamo rischiato di perdere. Adesso me ne rendo conto. Che volevo portare per forza le divisioni nelle città. Possiamo rinforzare le divisioni ovunque, quindi questo è stato davvero un mio errore. Chiedo venia se avete, se vi ho fatto, se vi ho insegnato male qualcosa, ma stiamo imparando insieme, ragazzi. Nessuno nasce imparato, come si vuol dire. E nulla, passerei, ok, va bene così. Allora, qua, ok, i nostri carri advance. Qua c'è un altro carro. Creiamo una linea di carri armati. La protezione dei nostri questo qua dove posso muoverlo qua. Qua c'è un altro carro. La cosa bella del flak da 88 che può essere fare indietreggiare l'artiglieria che purtroppo si ritroverà in prima linea. Ok, qua possiamo avanzare. Guardate quanto movimento hanno i Jabez Jagger. I nostri alpini sulle montagne. Va, muoviamo questi. C'è un'unità. Se noi spostiamo. Se noi la spostiamo qua. Yes. Boom. No, che sfiga, non è stata soppressa. Meno 6. Wow. Meno 3 però anche loro. Parecchio danno. Ma dovremmo essere in grado di. Yes! Motherfucker! E il primo obiettivo l'abbiamo già preso, ottimo. Potremmo iniziare a far sentire che abbiamo un Panzer 4 dalla nostra. Stukas con la scorta di Messerschmitt.
Facciamogli questa formazione di Messerschmitt pronta a ingaggiare nel caso in cui. Comunque lo Stuka bombardiamo quello. Boom. Ok, Flak 88 è lì pronto. Pure questa artiglieria subisca dei danni. Qua non so quanto convenga. Meno 3, meno 2 nella foresta. Qua c'è un altro Panzer 1. Però qua, wow. Meno 4. Ciu 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 contro Scout Car. Qua lasciamo, muoviamo. Anche se lasciamo aperta questa strada però. Meno 5 dai, facciamogli assaggiare il nostro Panzer. Meno 6. Egregio, egregissimo. I nostri paracadutisti a sto punto. I nostri paracadutisti per il momento li mettiamo qua dietro le nostre divisioni e passiamo il turno. Ah, la scout car che si addentra. Scout car pensavo facesse molto meno danno. Stuka. Messerschmitt non fanno molto danno contro le unità a terra. Sono molto deboli, se noi adesso andiamo anche a vedere. Meno 4, ottimo. Alto meno 4, bene, 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 stiamo ingaggiando bene. Antiaerea che colpisce il nostro Messerschmitt. Bastardo quello, cioè se l'è ripresa. Ok, finito il turno, perfetto, sempre tempo pulito. O comunque sereno. Possiamo attaccare, vedete quanto, che raggio della Madonna ha il nostro. Muoviamolo qua. Possiamo ingaggiare sempre questo, gli fa meno 4 di danno al Messerschmitt. 80 mm. Yes, perfetto, vediamo quanto danno gli abbiamo fatto. Precisamente 4, quindi se adesso noi spostiamo il nostro Messerschmitt qua. Ciao. Primo Messerschmitt nemico ucciso. Caput. Abbiamo questo Panzerfaust. So che è rischioso. Meno 5, ottimo. 1, possiamo perfettamente attaccare con questo. Anzi, potevamo attaccare con questo che non ci potevamo muovere, vabbè. Artiglieria Angreifen. Ok, meno 3, wow, che attacco che ha fatto. Possiamo muovere i nostri Messerschmitt e circondare il suo Stukas. Stuka sarebbe meglio dire. Ok, il primo aereo ci fa danno. E vi ricordate la cosa che l'aereo può fornire supporto. Cos'è, crashato tutto? No, ho visto qualcosa lampeggiare, pensavo fosse crashato tutto. Se vedete che l'aereo non può più fornire supporto allo Stukas, e lo Stukas può dire tanti bei saluti. Oltretutto il nostro antiaereo può sparare. Ha sparato? Sì, ha sparato, non ha fatto nulla, quindi vabbè. Muoviamolo lì. Penso questa sia una battaglia abbastanza importante all'inizio. Comunque rimettiamo la mappa aerea. Questo aereo qua può sparare o al Messerschmitt o allo Stukas. Spariamo allo Stukas. Ciao Stuka. See you in hell, Stuka. Stuka Zufus. Non è quello, ma fa lo stesso. I nostri paracautisti possiamo muoverli in quella posizione. Meno 3, speravo qualcosina di meglio sinceramente. Meno 2 di nuovo, speravo qualcosa di decisamente meglio. Meno 2, anche qua speravo decisamente meglio. Quel Panzer 1 lì sta resistendo come un leone. Potrei lasciare aperto un varco abbastanza importante. Ho fatto la cazzata, ho lasciato aperto un varco. Non posso manco. Andiamo a vedere qua cosa c'è, non c'è nulla.
Meno 3, ok, però vediamo se riusciamo. Granadier Angreifen. Perfetto, la scout car is kaput. Possiamo piazzare, quantomeno tentare di ostacolare. Qua ci dà un meno 2, meno 1. Se abbiamo culo la distruggiamo. Abbiamo avuto culo. Bene, 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 bene. Abbiamo avuto culo. Mucho culo, mucho culo, mucha suerte. Qua peccato. Voglio flancare pesante da qua. Che abbiamo ancora la parte nord da prendere. Yeah, bitch! Get out the way! Get out the way! Perfetto, abbiamo eliminato anche l'anticarro. Possiamo muovere questi Jebs Jagger per vedere un po' cosa c'è. Prendere qua. Far avanzare anche l'artiglieria. Tutte le unità sono mosse, passiamo il turno. Aia! Ah, il mio Stukas! Per fortuna... ambush, bitch! Take that! No, non muoio Stuka! È andata bene lo Stuka. Ci è andata molto bene a tutto, devo dire, per adesso. Ok, fine turno, perfetto. Boh, direi che li stiamo dominando. Il nostro Stukas, direi che... 5 di vita, torna all'aeroporto. No! Back, si può rifare, sì. È un po' come cheatare, ma... Volevo selezionare lo Stukas. Ok, perfetto. Ti lasci Messerschmitt. Distruggono con prepotenza il loro fratello. 88mm gun. Fire! Ok, perfetto, il nostro Stukas lo riduce, il nostro Messerschmitt lo riduce in fin di vita e quest'altro lo uccide, perfetto. Qua abbiamo un Messerschmitt che non fa nulla, vediamo se ci sono dei Messerschmitt. No, stanno tutti facendo qualcosa, comunque adesso artiglieria Angreifen. Andiamo a prenderci la città. Perfetto. Muoviamo il nostro Panzer 4 dentro la città. Muoviamo il nostro T-38 qua. Caput T-38, caput. You are caput. Facciamo avanzare questo qua giù. Possiamo far avanzare l'artiglieria. Possiamo far avanzare questo. Meno 3, non mi piace allora. Possiamo far avanzare questi tranquillamente. Perfetto, utilizziamo l'abilità della scout car di muoversi due volte. Anticarro. Ok, muoverei questi, li muoverei in montagna. Tu prova ad andare a vederla. Oh, qua non c'è nessuno, si può una città di prestigio gratis, molto bene. Ok, qua abbiamo dei problemi, cioè non è che abbiamo dei problemi, però... Ah, Rock Defense, bastardo. Si sta difendendo bene sto stronzetto, Però nulla può contro i nostri Panzer. Perfetto, possiamo avanzare, non vedo pericoli, possiamo avanzare anche qua giù. Possiamo prendere il crocevia della ferrovia, far avanzare il nostro antiaereo. Far avanzare quest'altro Panzer. Questo può attaccare. Sicuramente l'artiglieria è un buon bersaglio. Qua abbiamo visto che non è il caso di attaccare, perché meno 3, meno 3 non è una buona soluzione. Tu puoi avanzare. Potresti... No, non mi piace il fiume lì. Riesco poi a prenderlo con i paracadutisti. Quindi passiamo il turno. Quell'artiglieria mi ha scocciato. Infatti si sta ritirando. Questo potrebbe essere una buona zona per... Ok, l'abbiamo fatto... Speravo si paracadutassero più avanti, però vabbè.
L'artiglieria ci metterà un po' a uscire da lì. Qua c'è l'artiglieria che sta fuggendo, non vai da nessuna parte. Granadier Angreifen, go go go. Abbiamo qualche unità che ha bisogno di resupply, sì. Vedete, adesso questa qua possiamo ripararla con Elite Replacement, assolutamente. Bersagliamo... Aspettate, muoviamo prima in avanti i nostri fanti e il nostro carro che va a prendere il ponte. Non c'è nessuno. Possiamo muovere l'artiglieria. Meno 2, ok. Heavy Suppressed, vediamo chi fa più danno. Meno 6. Meno 4, meno 6. Utilizzare i nostri granatieri. Meno 4, ci è andata male. Si ritira. Non ha scampo di risposta, quindi perfetto. Prima prendere quel ponte che potrebbe esserci utile. Potremmo mandare i nostri aerei in ricognizione a dare un'occhiata. C'è una mitragliera là, no. Aerei in ricognizione, sì. Dobbiamo farli muovere qua, questo lo facciamo muovere qua. Diciamo che qua non è stata una mossa molto geniale. Qua c'è un'altra mitragliera. Non è stata propriamente una mossa geniale quella di muoversi qua con questo, perché subisco parecchi danni. Ok, passiamo ancora un turno per questo episodio. Aia. Meno 3 sul fiume, lo sapevo. Pensavo peggio. Qua i danni si fanno sentire. Anche qua pensavo peggio. Il cazzo pensavo peggio. Adesso ci attaccano questi e questo muore. No, si ritira. Bucio de culo. Ok, il nostro Stuka si è pronto però. Questo Messerschmitt oltretutto è anche in riserva. Mandiamolo all'aeroporto. Tale che si refulli. Ok, abbiamo fatto un buon danno. 3 di danno. Passi dal fiume, vediamo se riusciamo a fare un danno decente. Yes! Get out the way, bitch! Get out the way! Non vorrei essere attaccato da... sottospecie di cosa. Qua cominciamo ad essere a corto di fuel e gli aeroporti non li abbiamo ancora presi, quindi facciamo arretrare i nostri Messerschmitt. Paracadutisti meno 6, wow. E non subiscono danno, eccellente. Meno 1, speravo meglio i nostri combattenti da montagna. Però magari se facciamo questa mossa un po' azzardata e non abbiamo culo purtroppo. Però si ritira, io posso dargli... Posso inseguirlo e farlo fuori, perfetto. Il pericolo anticarro qua è svanito. Qua ci vuole un turno solo per superare praticamente... non è positivo, qua lasciamoli in posizione abbastanza sicura, qua non mi fido. Lasciamoli fermi lì. L'artiglieria si può muovere in questa posizione, tu ti puoi muovere col camioncino qua. Ok, qua possiamo farli scendere, sicuramente. Ok, direi che per questo primo episodio che viene separato in due, perché come vedete le partite diventano lunghe, perché c'è abbastanza unità da muovere e tattiche da adoperare, no, qua non conviene attaccare. Direi che ci becchiamo nel prossimo episodio e concluderemo questa partita in cui abbiamo comunque questi altri tre obiettivi da prendere, quindi abbiamo ancora... Ricordate che la partita deve finire per avere una vittoria decisiva, dobbiamo vincerla con 7 turni d'anticipo. Però ce la stiamo cavando bene, perdita, a parte questo Panzer 4 messo un po' alle corde che riforniremo, il resto va tutto bene, quindi ci becchiamo nel prossimo episodio. Un saluto a tutti, ciao ciao!